Grazie Presidente. Io prima di presentare l'emendamento volevo ringraziare il Vice Sindaco che dopo 22 anni finalmente atterra a Roma Capitale un regolamento su questi contributi, perché vedo dalle premesse che le delibere erano un po' datate, quindi forse grazie al Movimento 5 Stelle siamo riusciti a fare un regolamento così importante, perché regolamentare è un qualcosa che diciamo difficilmente viene apprezzato chi non vuole regole, e invece poiché il Movimento 5 Stelle è per le regole, ben venga che ci sia un regolamento sui contributi. Un altro aspetto che volevo ringraziare è il discorso di aver inserito la scienza e la creatività, due aspetti che fino adesso non c'erano e che invece questo va valorizzato. E quindi ringrazio perché diciamo abbiamo ampliato un po' la platea dei fruitori in futuro di questi contributi. Ora, i contributi appunto sono di tipo economico diretto, si danno delle risorse economiche, oppure abbiamo più volte insomma discusso sul discorso dei contributi indiretti, quindi i famosi benefici economici, che molto spesso è difficile quantificare, perché i benefici economici sono una sorta di non ti faccio pagare la Tari per tot, oppure l'OSP non te la faccio appunto pagare, e così via. Quindi sono dei benefici indiretti. Ora io con questo emendamento ho voluto mettere sotto forma di relazione quelli che sono appunto i risultati del lavoro di conferire contributi nell'arco di un'annualità. È lo strumento che ci può permettere di avere appunto una rendicontazione di quello che è successo nell'anno, è proprio il rendiconto di gestione. E quindi con questo emendamento andiamo a inserire nel rendiconto di gestione di ciascun anno una relazione con una specifica degli importi che sono stati erogati come contributi diretti oppure indiretti, come appunto cita l'articolo 5 e l'articolo 6 del regolamento. È logico che i contributi indiretti, infatti gliel'ho detto al Vice Sindaco, molto spesso i numeri ci aiutano a dire a coloro appunto che poi ci hanno, che dobbiamo in un certo senso giustificare le spese che facciamo, e a dire sì, effettivamente questo l'abbiamo fatto e questa è la quantità di risorse che abbiamo destinato, piuttosto che per un evento, piuttosto che per un'attività, piuttosto che in questo caso scientifici e creativi. Quindi io penso che tutto ciò che riusciamo a rendere sotto forma di numeri, di dati, io poi sono abbastanza sensibile sul tema, ci può aiutare a rendicontare poi a qualcuno dopo come noi riusciamo appunto, come abbiamo lavorato fino adesso, che cosa abbiamo lasciato a questa città dopo di noi. Quindi io ringrazio per aver approvato in un certo senso questo emendamento, e speriamo che i risultati poi che riusciremo a leggere nel prossimo rendiconto di gestione ci aiuti appunto a capire se questo regolamento sta dando i suoi frutti. Grazie.